Allora, buonasera, siamo qui con Gianni Scogliamiglio, capitano dei Jack Collins che ha raggiunto questa finale, e Fabrizio Carrella, il bomber, ritrovato nelle ultime giornate dopo che si era un po' persi. Allora Gianni, avete più volte esposto il motivo per il quale vi siete iscritti a questo torneo, è emblematico anche il nome della squadra, come vedo le maglie, se le vuoi mostrare. Quindi che significato ha per voi questa finale e che significato avrebbe poi alzare la coppa? Per me questa finale, come già tutti sanno, i partecipanti sia della mia squadra ma anche qualche avversario, è una finale molto importante. È una finale perché ho dedicato, una finale molto importante perché ho dedicato il nome della squadra al soprannome che usava questo, diciamo, mio fratello acquisito, che purtroppo ora non c'è più. Alzare, diciamo, questa coppa avrebbe più un valore simbolico, regalandola, diciamo, alla famiglia, la coppa, che più un valore, diciamo, per portare questo trofeo a casa, che, diciamo, non è che tanto mi interessa, cioè mi interessa più portarlo a casa per la famiglia che per la coppa in sé per sé. Poi passiamo alla formazione. Oggi nella vostra squadra c'è Pistone, che comunque ha avuto molti problemi, ha giocato poche partite quest'anno. Come può incidere secondo te sul match e come vedi il duello con Carlo Siciliano senior dall'altra parte? Sì, noi abbiamo avuto tante difficoltà quest'anno, cioè non abbiamo mai portato a termine la formazione completa in nessuna partita. Finalmente stasera già come ritorno degli altri. Sappiamo quanto ci può dare, quanto può essere importante per noi. Sai, non è una partita nella partita tra Carlo Siciliano e Iago, la partita è corretta a Jack Collins, quindi che è il cammino. Fabrizio, invece a te volevo chiedere, avete avuto un cammino da schiacciasassi in tutto il torneo, cioè avete meritato questa finale, cioè non avete perso una sola partita, l'ultima, diciamo, anche perdendo il rimonta. E diciamo, c'è stata una partita più difficile questo torneo, o secondo te deve ancora arrivare, cioè quella di stasera? Ma parlo di in generale contro i Monetesi, secondo me abbiamo avuto difficoltà, soprattutto la prima partita nel campo piccolo, e vabbè, poi siamo riusciti a passare per la finale. Però abbiamo avuto difficoltà anche nella squadra molto compatta, che giocava di gruppo, quindi abbiamo avuto difficoltà, però ce la siamo cavati. Dopo aver segnato molti gol all'inizio del torneo, poi diciamo si è venuto un po' meno per un'espulsione, qualche partita un po' più dura, però poi nell'ultima partita si è scattato con una doppietta e ha guidato la squadra in finale. Cosa è dopo questo calo e questa rinascita? No, secondo me non è un calo, alla fine ho giocato sempre per la squadra, per la gloria personale. Il gol capita, come capita una partita che non si vede, ma comunque fai proponi assist oppure regali passaggi per fortuna agli altri, quindi alla fine l'attaccante non è che serve solo a fare gol, ma anche a dare una mano agli altri. Quindi alla fine spero solo di vincere, perché io ci tengo a vincere, soprattutto il nostro obiettivo, soprattutto per regalare questa gioia. Adesso una domanda un po' da un punto di vista personale. Cioè tu, diciamo, dopo Diego Sarappa sei stato più salutato dal torneo Calciotto e sei stato anche, diciamo, ospite del tuo diciamo, come hai inciso sul tuo modo di, diciamo, di vincere questa tua popolarità sui siti? Cioè come la vivi? Diciamo che la nostra è un'amicizia particolare tra me e Marco e Marco. Quindi più che altro ci prendiamo in giro, non è che è popolarità, ma che poi siamo amici, ci divertiamo così. Forte è uscito l'altra che dentro di Calciotto e poi alla fine mi ha recuperato, penso nell'ultima puntata. Quindi diciamo già hai espresso le tue preferenze per l'organizzazione, Cabella e Carbone. Lo sai che Pistone. Ma io non sono organizzato. Vabbè, però l'ultima cosa, Gianni, tu ormai sei un veterano di questo torneo, se ti iscrivi per diciamo la Coppa Calciotto, Gianni come parla? Ho già dato il mio consenso, già sa tutto per il resto. Un eventuale premio finale cosa ti può fare? Allora siamo qui, Carlo Siciliano, grande capitano e trascinatore di questo torretta, arrivato qui in finale battendo il Real Madrid, e poi abbiamo Alfredo Cangiano, un terzinaccio tutto muscoli che non molla mai fino alla fine. Allora Carlo, buonasera. Avete battuto il Real Madrid per arrivare in questa semifinale. Poi vi aveva battuto la prima giornata per 8-8 e dopo le prime tre giornate stavate a 0 punti. Poi siete arrivati in finale. Cosa ha determinato questo? Le prime giornate non avevamo Cangiano, non c'era Alif, non c'era Carlo Siciliano più.
poi man mano abbiamo fatto la squadra, abbiamo giocato tutte le partite come si dice. Poi semifinale di andata abbiamo perso 2-0 contro il Real Madrid, bella squadra. Per un mio errore, Cangiano, per un errore, uno di Cangiano, uno di Siciliano. Eccoci qua, siamo qua. Poi il ritorno abbiamo, ci siamo messi come messi in mezzo al campo, poi abbiamo vinto la partita. Sono orgogliosi dei miei compagni che hanno messo il cuore. Speriamo che diciamo che vada tutto bene fine alla fine. Che significato avrebbe per voi alzare questa coppa? Cosa fareste poi con gli eventuali soldi della vittoria? Gli eventuali soldi della vittoria già abbiamo deciso che andiamo a fare una cena tutti insieme. Poi... E forse a ballare tutti insieme. Forse andiamo a ballare tutti insieme. Dobbiamo vedere di svincolarci un po'. Vediamo perché ci sono delle ragazze che fanno due palle. Così, vabbè. Questo è l'importante, vincere, i soldi non servono a niente. Non contano, dobbiamo vincere. L'importante è vincere. Cangiano, nonostante abbiate chiuso il girone al terzo posto, su quattro squadre non era un grande risultato, però comunque sin dall'inizio tutte le squadre più forti vi temevano. Da cosa era dovuto questo dimostro? Ma forse perché ci conoscevano già da tempo, che ci conosciamo un po' tutti e sapevano il nostro valore quando andiamo in campo. Che ce la mettiamo tutta, grinta, tecnica, non molliamo mai, e queste cose qua sono le prime cose nel campo. Cosa ha significato l'innesto di Carlo Siciliano 6? Tantissimo, da qualità, da tutto in mezzo al campo, dall'anima, ciccio stradone, possiamo far tutto nel senso. Allora abbiamo qui i neocampioni della Minor League. Grande José Mourinho, portiere Basile e il capitano Carlo Siciliano. Allora Carlo, una gioia grandissima, vittoria di gol, molto bella. Primo anno questo torneo e prima vittoria, grande, grande Real Torretta, siamo sempre il numero uno. Via! Grande! Ciao. Grande complimenti a mister Perrone, grande! Avete vinto il rimonto, una partita che si era messa una grande partita, grande partita con Jeff Collinson. Forte, grande squadra, grande ragazzi, una partita bellissima, abbiamo vinto a calci di rigore, sofferta questa partita, la partita più bella del torneo ho fatto. Grandi ragazzi. E un grande saluto ai ragazzi del Real Madrid del nostro quartiere, e in particolare a Mario Sorrentino. Un bacio Mario, ti vogliamo bene. Ritenda che sarei più fortunato. Abbiamo parlato di Carlo Siciliano Senior prima della partita. Carlo Siciliano Senior è arrivato. Ha risolto la partita, un grande Carlo Seno, ma non ci dimentichiamo pure a Cangiano, a portiere, a grande Basile stasera, che stava dormendo il primo tempo, poi si è svegliato. De Rosa, Cangiano, Pizziro, Roman, tutti Caruso, tutti bravi, grande torneo. Abbiamo iniziato con una sconfitta 7-1, prima partita del torneo, già ci danno per spacciare, abbiamo sbagliato a fare i conti. Abbiamo vinto e in bocca al lupo per il prossimo anno a tutti quanti. Se ne non ci saremo però. Facciamo anche la coppa quest'anno, facciamo anche la coppa calciotto, diciamo anche voi, non vi preoccupate. L'ultima cosa, voglio sottolineare il bel gesto che avete fatto regalando la coppa. È il minimo che potessimo fare. Ah, Rosario Modelli, sì, è il minimo che potevamo fare. È il minimo che potessimo non so, fare. Quello che devo dire, non ci sono parole per questo ragazzo. Mi dispiace molto. Complimenti allora sia per la vittoria che per il bel gesto che avete fatto. Sì, sì. È il minimo, è il minimo. Via! Grande! Ci vediamo venti per la finale di della come si Serie A. Vai! Namaste.